L'immagine che mi rimane è che immagini di quei momenti quando ci domandavamo tutti ce la faremo. E ce l'hanno fatta i friulani, e anch'io ho avuto l'onore di guidare questa grande operazione di emergenza, che era quella che si verificava in un paese che da tempo non conosceva emergenze di queste dimensioni. Insomma. Quindi è stata veramente, visto a tanti anni di distanza, la cosa è ancora commovente. Ecco, lei ha detto c'è una maniera forte di reagire, lei ha detto gente che non si arrende. No? Non si arrende, difatti non si sono arresi. E dopo il secondo terremoto il pericolo era che lo sconforto prendesse tutti. Invece, in realtà, dopo due terremoti di quella dimensione, di quella violenza e magnitudo, i friulani sono andati avanti tenacemente per ricostruire i loro paesi dovevano e come erano, con gli stessi monumenti, con le chiese, con le stesse pietre con cui erano stati costruiti. Quindi è stata una prova meravigliosa. Senatore Zamberletti, da quel terremoto distrusse molto, ma da quel terremoto nacque molto anche la protezione civile. La protezione civile italiana, cioè lì abbiamo capito quali erano le regole necessarie per impostare un sistema che guardasse anche, perché non se ne parla mai, alla prevenzione, perché la domanda che ci facevamo vedendo quel disastro era mai più tutto questo. Cioè creiamo delle condizioni di sicurezza negli edifici per evitare che i terremoti provochino così tanti disastri. C'è una grande modernità, lei ha detto che da allora nacque la propensione a ristrutturare piuttosto che a costruire, a consumare suolo come si dice oggi. Esatto, cioè ristrutturare, rendere resistenti e non vulnerabili anche le vecchie case, quindi questa fu la cosa adottata e si è visto quei paesi del Friuli hanno ancora la configurazione di vecchi centri, ma in realtà quelle case sono state ricostruite con un sistema molto efficace di protezione. Senatore Carpenedo, lei ha ricordato che la prova del terremoto del Friuli fu una prova di coesione istituzionale ma anche di intuizione di alcuni uomini politici. Aldo Moro ebbe una funzione molto importante in questo. Nella maniera più assoluta, senza la sua azione difficilmente noi avremmo potuto avere quella delega che ci ha consentito poi di realizzare il miracolo della nostra ricostruzione. È stato bravissimo anche il Parlamento perché ha sempre assecondato la decisione, ma l'inventore della delega, che come ho detto non era mai stata concessa prima e non si è ripetuta poi con la stessa ampiezza negli anni, senza quella intuizione di Aldo Moro noi avremmo fatto un prodotto diverso, sicuramente inferiore di quello che abbiamo realizzato.